cosiddetto smart city è una realtà. Sì, firmiamo un'importante convenzione fra comune, provincia, regione che finanzia in buona parte questo progetto e le aziende di trasporto ATAM e TM per sviluppare in tutto il territorio un'ulteriore innovazione nel settore della mobilità, della sosta, del trasporto pubblico, quindi applicazioni tecnologiche e digitali che porteranno a un miglioramento dei servizi ai cittadini, porteranno a un portale della mobilità, a poter utilizzare le applicazioni dei cellulari, ai pagamenti integrati con la carta, quindi sarà un'implementazione che semplificherà la vita all'utenza e favorirà lo sviluppo della mobilità sostenibile. Assessore, diciamo le auto elettriche, car sharing era già stato attivato questo discorso, anche se sulle auto elettriche c'era stata qualche polemica. Il progetto nasce ad Arezzo proprio perché ad Arezzo c'è già una forte collaborazione fra tutti gli enti e le aziende, perché già c'è un terreno di sviluppo su questo settore. Le colonnine elettriche sono già installate e a breve saranno funzionanti, le auto elettriche sono in corso di installazione di dispositivi appunto tecnologici per poterli utilizzare anche con i cellulari. Quindi a breve su questa base si implementeranno ulteriori servizi digitali. Assessore, la Regione crede in questo progetto, soprattutto c'è una grande novità che riguarda la sicurezza per quanto riguarda i bus della TM. Queste telecamere che hanno un duplice significato e obiettivo. Sicuramente sì, la Regione sta lavorando per avere una mobilità sostenibile, un trasporto pubblico efficiente. Arezzo sarà un laboratorio per questa sperimentazione. E per avere questi requisiti nella mobilità dobbiamo avere dei mezzi nuovi e il finanziamento che la Regione ha dato, che ha consentito anche a TM di acquistare nuovi mezzi che sono sicuri perché dotati di telecamere ma anche più efficienti, sono attrezzati per i diversamente abili, ha consentito ad avere i mezzi dell'urbano di Arezzo con un'età media sotto i 6 anni e quindi la città che ha l'età più bassa in tutta la Toscana. Con questa convenzione invece andiamo a rafforzare un sistema integrato di informazione, quindi sarà possibile per gli utenti conoscere le dinamiche più virtuose nella scelta magari dei parcheggi più liberi, delle strade più libere, dei mezzi conoscendone gli orari e anche un sistema integrato di pagamento sia di tutti i mezzi pubblici ai quali possono essere aggiunte anche altre soluzioni come quelle dei musei e così via. Quindi una sperimentazione che avviene in questa città, perché questa città ha già iniziato prima delle altre in Toscana e vorremmo che questo modello poi possa esportarsi anche nel resto della Toscana.